Allora, finalmente sono la Mimi e non vi spaventate, ho le lenti a contatto, ho le circle lens. Non so, volevo farvi vedere in realtà, ci sembra muore Rolfe con questo trucco, perché l'ho visto prima sul tutorial di una ragazza americana e volevo riprovare, cioè provarlo in realtà. E siccome, come immaginerete, cerco di mettermi le lenti a contatto ogni volta che mi trucco, perché truccarmi senza gli occhiali è Guardate, guardate, impossibile. guardate, guardate! Carino, cioè mi è venuto bene. Ho usato metà trucchi Elf, l'oro della Sunset, della Sleek e un azzurro sempre della Sunset. Ma a parte i miei occhi fantastici da Circle Lens, da un sacco che non faccio un vlog, mi mancavano i vlog chiacchiericci. Poi ovviamente quando la Mimi decide di fare video fuori c'è il nuvolo. Tra l'altro ha anche iniziato a fare meno caldo del solito, che palle. Sì, io voglio la primavera, voglio l'estate, voglio le gonne, le canottiere, le ballerine. Anyway, sembra veramente Moira Orfei. Poi io nell'anteprima mi sto vedendo tipo il viso rosa, il resto pallida come al mio solito. Allora, innanzitutto volevo ringraziare le nuove iscritte, siamo più di 250 tipo, e volevo ringraziarvi tutte, grazie. E siete delle buffette! Un'altra cosa di cui io volevo parlare è, a parte il fatto che non sto più facendo video di make up, a parte i trucchi salvapoponci che vi metto qui, tipo vi metto i link, e perché semplicemente non sto comprando più niente, o meglio, ho comprato un correttore della Kiko che sto provando, che in realtà, cioè l'ho commissionato al mio ragazzo e lui si rifiuta di farsi ridare i soldi. Quindi teoricamente, cioè l'ho comprato, però non vuole che io lo paghi, quindi è un casino, perché appunto sto cercando di finire la patente, fra 20 giorni dovrei fare l'esame di pratica, si spera, speriamo che mi vada anche bene. Se sento ancora qualcuno dire che prendere la patente è facile, lo mangio vivo. Perché veramente io mi sto esaurendo, infatti lo sfogo generale è dovuto anche a quello. Momento dermatologia. Ho scoperto, questa cosa ve la volevo dire, ho scoperto che il motivo dello sfogo di cui mi lamentavo nel video del Cosmo, però probabilmente non è solo dovuto all'allegro periodo che ogni donna attraversa ogni 28 giorni, ma è dovuto anche al fatto che ho cambiato tonico. Perché prima avevo il tonico della Garnier. E poi sono andata al centro commerciale e ho preso il tonico della Essence, quello anti-spot, ancora della vecchia Pure Skin. E con quello, tranquillamente, non avevo brufoli. Mi è finito quello, sono tornata al tonico della Garnier e mi è venuta tutta questa roba. Adesso io sto usando il tonico che usa mia madre, che è tipo l'acqua di rose o una roba del genere, per evitare di usare quello della Garnier. Non so se sia stato veramente quello a farmi venire fuori tutto sto sfogo. Spero che le lenti non vadano per conto loro mentre parlo, perché so che non è una cosa bella vedere tipo un occhio che va di là, un occhio che va di là, tipo camaleonte. Sto notando che le cose della Pure Skin e la Essence costano poco, però cioè valgono abbastanza. Tra l'altro oggi è il 1º d'aprile, cioè mia madre mi ha svegliato dicendomi: "Ah, oh, Mimi, sai una cosa?" "Cosa, madre?" "Hanno cancellato Facebook." Ci sono rimasta lì così. E lei mi guarda: "Ah, pesce d'aprile." Simpatica mia madre, vero? Divago sempre quando in realtà dovrei tipo parlare di cose sensate. E a proposito di cose sensate, sono un unicorno! Ora vi spiego, state tranquille. Allora, come sapete io avevo già un blog, cioè avevo ancora adesso, che è Kokoro no Moi, tra l'altro devo aggiornarlo perché da una settimana che non pubblico post. C'è una novità, perché adesso non ho solo Kokoro no Moi, ma sono entrata nello staff dell'Unicorn Press, e Unicorn Press è un blog di ragazze che scrivono di svariati argomenti, ci sono dagli anime, manga, libri, make-up, cucina, arte. E siamo un po' di ragazze, devo dire, e l'opportunità me l'ha data Barbie Xanax, Marta, che saluto, spero che se sta guardando il video la saluto, e la mia compagna di teina. E sono contentissima perché appunto è da una settimana che mi sto impegnando in questo progetto.
ho tutta una lista di argomenti di cui scrivere che veramente mi entusiasma questa cosa. E sono contenta perché due o tre nuove gufette del canale mi hanno detto che sono arrivate qui grazie al blog, quindi sono contenta perché sapete che a me piace condividere, a me piace charlare, a me piace parlare. Tipo il primo articolo l'ho scritto su Gaiman, poi ho riciclato un post di Kokoro no Moi che avevo scritto su Lolita, il libro di Nabokov, che come saprete è uno dei miei preferiti. E poi parlato, boh, vabbè, delle mostre Hailo, ho parlato delle lenti a contatto, quindi se volete tipo info e queste cose, lenti a contatto. Ah, che tra l'altro, qua vicino a me ho tipo la custodia che mi hanno mandato qui della Pinkie Paradise, perché sono della Pinkie Paradise, no? E l'ho comprata per fare il cosplay di Stocking e appunto mi è arrivata anche la parrucca 2 settimane fa! Sembrava un animale morto, infatti mia mamma l'aveva soprannominata Samara. Comunque, sono entrata a far parte dello staff dell'Unicorn Press e sono contentissima. Saluto tutte le ragazze se mi stanno guardando. Volevo darvi un'altra notizia, che è praticamente, sì, si ricollega all'anno scorso, non so se c'eravate già iscritti al canale, però la scorsa estate io praticamente ho pubblicato uno o due video da luglio a settembre, a parte i video vecchi che ho rieditato e poi ho rimesso dopo un po', perché avevo iniziato a lavorare e l'anno scorso ho iniziato a lavorare una settimana dopo dalla fine degli esami e appunto ho fatto la stagione a balneare, non so se si dice anche da voi, cioè a me si dice solo fare la stagione. Ecco, quest'anno vado a tornare a lavorare nello stesso posto, inizierò verso metà maggio, però grazie al fatto che le giornate adesso sono più lunghe, ho notato che alle 7 c'è ancora luce. Io torno a casa circa alle 7 o così e quindi forse, cioè, spero, mi impegnerò a fare altri video. Ormai mia sorella si è resa conto che la sua telecamera l'ho adottata io, quindi spero che me la lasci tenere anche per quest'estate. Così, a parte che mi vengono i video più luminosi con la digitale, però cercare di inquadrarmi con la digitale è un suicidio. Quindi quest'estate cercherò comunque un minimo di fare video. Magari tornerò, cioè tornando al lavoro tornerò a fare sicuramente review di make-up perché mi manca tantissimo fare review. E vabbè, anche essendo in periodo di siccità, di pecunia, anche i libri scarseggiano. Infatti l'altro giorno ho scritto un post disperato su Twitter in cui ho scritto no, datemi i soldi da spendere su Amazon. Per ora sto rileggendo un libro e ne ho un altro che ho preso da una ragazza che conosco su Facebook che lo vendeva, allora 5 euro l'ho preso, quindi leggerò quelli, poi finché non finirò patente appunto non so quanto budget mi rimarrà, quindi non so cosa potrà comprare. Ridendo e scherzando ho già tipo fatto 15 minuti di video, cioè Mimi sei una cacca veramente. Sì, ah, fra parentesi, non fatemi notare che ho la frangia storta, so che ho la frangia storta perché l'ho tagliata l'altro ieri e l'ho tagliata male, l'ho tagliata tipo così, ma a me cresce subito. Penso che mi aumenti di 1-2 centimetri a settimana, non so come fa. E quindi spero che mi ricresca presto. Quindi va bene, nell'info box vi lascio i miei soliti link, poi vi lascio anche i link dell'Unicorn Press, così se volete dare un'occhiatina, sbirciare. Ah, ieri sera, fatto di vita quotidiana della Mimi, ieri sera stavo tornando a casa da... No, ero appena tornata a casa, evito di dire l'ora per scandalizzare eventuali persone. Tornata a casa, ho aperto la porta, sono andata in salotto perché tengo per appoggiare tipo il cellulare o gli occhiali, metto il cuscino per terra e ci metto sopra, metto il cuscino della scrivania per terra e ci metto sopra le mie cose, perché voi dovete sapere che io ho il computer in salotto e vabbè la mia camera è in fondo alla casa praticamente. E andata in salotto e rincoglionita com'ero, vedo per terra questa macchia gigante nero, ho detto oh mio Dio cos'è? Mi avvicino e c'era uno scorpione. Cioè io sono aracnofobica e tra l'altro poi dopo in bagno ho trovato anche un ragno, perché? E cioè, ho visto questo scorpione e sono rimasta così, oh mio Dio, uno scorpione. Cioè, oh, mi ha
mi fa ansia solo a sentirlo. Ma che poi non erano scorpioncini quelli piccolini rossi, che forse sono anche più letali quelli rossi. Era una sleppa per qua. Che paura. Cioè, so che voi direte, sì, ma lui aveva più paura di te che tu di lui. No, sto cazzo, penso di aver avuto più paura io di lui. Lui ha le tenaglie, io no. Cioè, questi discorsi, amici degli insetti, non ascoltatevi. Ma che poi lo scorpione è un insetto? Questo è un mio ginocchio, mi sto abbracciando le gambe perché sono seduta a gambe incrociate. Lo scorpione non è un insetto. Vabbè, dopo questo direi che posso anche tornare nel mio antro perché ho dei video utili da dover fare, quindi vi saluto. Adesso probabilmente mi toglierò le lenti a contatto. Tanti baci dalla Mimi. Ciao! Ho il pettinino in tasca. Io sono già in modalità estiva comunque. Solo che non volevo fare la scostumata su YouTube, allora mi sono coperta un po'. Comunque, oddio, mi fa... Cioè, io quando non ho gli occhiali adesso inizio sempre a far così per tirarmi sugli occhiali, ma non ce li ho, perché non sono ancora abituata a portare le lenti. Poi non so come mi si vedrà in realtà, perché ho gli occhi tipo... Ho gli occhi enormi. Io divago sempre quando si annoda veramente... Mi sto denudando. Tipo l'imitazione della Raffaele si chiama, che imita Belen, quelli che il cacipo... Oh, mi sto spogliando. Oh, mi sta cadendo la spallina. Vabbè, scusate. Non da tantissimo che non faccio un videovlog e adesso sto sparando minchiata a manetta. Io nell'anteprima vedo solo questi grandi occhi blu, e non nel senso blu per le circle lens, ma per il trucco. Cioè, io mi sono seccata la gola, ho qui tipo il liquido delle lenti a contatto, che da quanto settimana potrei berlo. E poi di cosa volevo parlarvi?